Salve a tutti ragazzi, oggi è ufficialmente domenica e probabilmente concludiamo il discorso. No, gli fa troppo caldo, non concludiamo niente, aspetta un attimo. Ah, mo sì, dicevamo, forse concluderemo oggi il discorso che abbiamo lasciato in sospeso sulla foresta abbandonata, stregata, misteriosa, francese. Quella foresta nella quale si sono svolte le ultime epiche gesta della nostra compagnia teatrale. Ci eravamo lasciati che i nostri ragazzi avevano ammesso di aver fatto visita a questo luogo pericoloso di notte, luogo a loro sconosciuto, ma siccome intorno a questo luogo aleggiavano una serie di leggende, la nostra compagnia ha deciso di mettere in scena su questo meraviglioso palco la loro ultima sitcom. Quindi, addentrati all'interno di questa foresta, ci eravamo lasciati, se non ricordo male, con un tentativo di reincarnazione animale, ma più o meno una cosa del genere. Ma ripartiamo da quel punto lì e vediamo piano piano quali sono state le evoluzioni mirabolanti che hanno portato poi a quello che mi state continuando a dire essere stata una delle più belle fughe per la vittoria di sempre. Allora la vedremo in diretta e facciamo questo video una semi live reaction, chiamiamola così. Quindi andiamo per gradi. Cosa c'è? No. E qua partiamo subito con l'asso di bastoni. Qua proprio su, immediatamente giochiamocelo subito. Mettiamo subito Cristo in mezzo che ci assicuriamo già la vittoria. Cristo. Ma Cristo lo dico io. Allora, io ripeto, la mia teoria, io l'ho detto qualche mese fa. Qui andremo piano piano. Abbiamo parlato con Caligola, Maria. Poi c'è stato, non mi ricordo chi era, Esther. Poi Jim Morrison. La mia teoria è quella che piano piano arriveremo là, a Cristo proprio. Il giorno in cui caleranno Cristo, io partirò in macchina e andrò a chiedere ufficialmente una foto insieme a loro, con tanto di autografo, mano sulla spalla e sorriso. E voi mi direte: ma come, Vox, tu l'hai sempre criticato, l'hai sempre... Io lo farò, perché si può fare. Mai advenne. Ma può essere che ogni volta dobbiamo fare una lezione di scienze della natura? Ma io dico, una cacchio di enciclopedia, ma ora c'è Wikipedia. Insetto. Ecco qua, cioè non c'è niente. Dice insetto. Cosa hai detto? Tu. Eh? Tu. Ah, ok. Tu era? Vuoi un pezzo di me, vero? Di tu. Di qualcuno di noi. Hai bisogno di uno vivo, vero? Debbie. Ma che sì, ma che sì, no, che sì, ma dove? No, no, no! No, nella fantasia del miglior regista, forse, ma non nella realtà. Ma dove? Cosa sì? Non è successo nulla di quello che è stato... Ma io però... Ah, magna luce. Parla... inizio francese anche. Potrebbe essere una lingua dell'epoca. No, 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 aspetta, ma qua ci confondiamo. Cioè, o meglio, mi confondete. Io non ho capito. Ma parla francese o parla italiano? Cioè, 10 minuti di video, anzi, più questo, perché prima ci sono stati altri video. Diciamo mezz'ora di video in cui il fantasma parla italiano. Mo se ne esce con lo stesso fantasma parla francese. A meno che, giustamente, qua non siamo in presenza di un villaggio di fantasmi. Che non ho capito. Qua arriva questo po' di meno di che di compagnia teatrale viene accolto da un fantasma. Ma qua ci vogliono le popolazioni di fantasmi. Qua ci vogliono proprio i villaggi, i fantasmi a Zufun, proprio come si direbbe in Val d'Aosta. Saluto tutti gli amici della Val d'Aosta. Buongiorno, pittine e pittini. Kate? Tradotto. Cosa hai detto? Pittini e pittine. Prima o poi arriverà anche la canzone a questo punto. Settimana scorsa è uscita la meravigliosa canzone di Follettine e Follettine. Settimana prossima uscirà la canzone Pittine e Pittine. Sono sicuro proprio. Cioè ci sarà Gesù Cristo più la canzone Pittine e Pittine. Mannaggia quella pittina, mannaggia.
Voi mi fate andare all'inferno. Oggi siamo qui con voi per raccontarvi un pochino le funzionalità di questa. Questa è una mirrorless semplicissima con uno specchio all'interno. No, io ho capito male. Torniamo indietro. Oggi siamo qui con voi per raccontarvi un pochino le funzionalità di questa. Questa è una mirrorless semplicissima con uno specchio all'interno. Una mirrorless con lo specchio? Aio, ma tu sei foto... Una mirrorless con lo specchio? La differenza tra mirrorless e reflex è l'assenza di specchio. Mirrorless, senza specchio letteralmente. Una mirrorless con lo specchio? Ma io adesso ho capito tutto! Ecco perché state lavorando con la compagnia teatrale! Aio, una mirrorless con lo specchio! Detto da un fotografo! No, io vi prego, vi chiedo scusa, io non ce la faccio a vedere gli altri 5 video che ci separano da questa torturosa agonia. Allora, io lo so perché me l'avete detto, poi c'è il volto della strega, poi c'è sta la strega vuole il braccio, il foto... Non ce la faccio, perdona, non ce la... è il mio stomaco, è il mio fegato che ve lo chiede, non ce la faccio. Facciamo una cosa, scendiamo a patti, facciamo un bel patto domenicale. Vediamoci in santa pace e in grazia delle streghe quest'ultimo video che tanto mi state spingendo e premendo nel vedere. Vediamocelo insieme, io vi giuro, io non l'ho visto. Faccio una live reaction in diretta in un video, va bene? Andiamo a ver... Era una leggenda. I bambini. Sì, lo sappiamo, era una leggenda. I bambini si sfidavano ad andare nei boschi, seppellivano gli animali. Lo sappiamo, l'abbiamo visto il film. Andiamo avanti. Allora, femmine, eccoci qua di ritorno. Siamo appena arrivati a casa dalla Francia e. Siamo stanchi. Ragazzi, ma che avete fatto? State tutti sconvolti. Ma che è successo? Cioè, o meglio, dall'immagine che avete usato per il video, forse ho capito. Ma vi vedo particolarmente provati. Non lo so, forse non l'abbiamo ancora neanche bene metabolizzato. Infatti la discussione era se vedrete mai questo video o no. Sì. Noi nell'evenienza abbiamo deciso di registrarlo lo stesso. Sì. Perché a caldo sentiamo ancora sulla nostra pelle, insomma, quello che è accaduto. Quindi aspetta, voi ci state dicendo che non sapevate quando avete registrato questo video se... poi sarebbe stato pubblicato meno, quindi si presuppone una certa naturalezza in quello che è successo, una certa genuinità, quindi nulla di precostruito, perché se io precostruisco una cosa lo so già che poi lo voglio far vedere, no? Quindi aspettiamoci da questo video qualcosa che viene esplicitamente dichiarato vero, ok? Questo è un principio fondamentale che noi ridendo e scherzando però ci teniamo a far notare. Andiamo avanti. Lo spavento è stato tanto grosso. Questo non implica il fatto che quello che abbiamo visto era veramente un pericolo, una minaccia. Non abbiamo ancora visto quello che è successo, però se le premesse sono è successo un qualcosa di talmente pericoloso, addirittura una minaccia, ma perché continuate ad andare a fare queste cose? Se davvero queste cose che vedremo sono vere, e ripeto, non ho ancora visto cosa succede, cosa accadrà da qui a poco, ma se sono vere, perché continuare ad andare a fare queste cose? C'è gente che da casa vive, ma perché? Ma perché? Ma fate delle sessioni in luoghi tranquilli, non pericolosi, conosciuti, con le autorizzazioni, al chiuso magari, avvisando, avvertendo e facendovi supportare da forze dell'ordine. Il messaggio sarebbe molto più, non dico educativo, però un po' più umano per i soggetti sensibili che ci guardano. Perché fate questo? Una mezza idea ce la siamo fatta, perché questo tira un po' di visual, un po' di scritti, un po' di... bella sta cosa, eh. Vieni a dire che non è così, dai. Dai, vieni a dire che non è così. Spegni la luce. Ragazzi, che sta succedendo? Calma, non si è capito niente. Piano, non è successo niente. Non si è sentito niente, tranquilli, che? Aro fui. Aro fui. Kate, che hai detto? Non si è capito. Cioè, si è visto un fuoco in lontananza, poi non si è capito, Kate. Ma veramente stanno facendo?
Qua ci sono gli estremi per un plagio, e Blair Witch Project proprio vi tiene puntati, mo, No, no, aspetta, fammi capire, io devo capire perché qua va, se ne va, cioè qua va della sanità mentale di tutta la gente che sta guardando. Cioè, tu vuoi farci, cioè, tu, voi volete farci credere che in lontananza avete visto questa fiamma, questo fuoco che è comparso, vi siete lanciati a terra nel bel mezzo della notte, nelle fratte, tutte zitte e mute, dopo pochi secondi, vabbè, avete tagliato, abbiamo capito, ma praticamente queste persone vi hanno quasi calpestato con questa maschera da 45 centesimi sotto periodo di carnevale, cioè vi ha quasi calpestato, vi è passata vicino, non vi ha visto, siete 4 persone, 4, 5, non lo so, non mi ricordo, siete 4, 5 persone buttate per terra, non vi hanno visto, cioè certi cristiani, poi siete grandi, belli grossi, poi ci stanno i fotografi, sono pure piazzati, quindi non vi hanno visto, vi hanno quasi sfiorato, e cosa succede? Non accendete, non accendete. Fate attenzione. Ma lo fui, tranquillo. Ma non accende, allora non accende, che cosa? Che tu già hai accesa la torcetta LED per illuminare. Ma dove vai? Calmati, è tutto finito. Non abbiate paura. Sono amici voi, cioè, li conoscete sicuramente. L'avete messi voi con le fiaccole in mano. Ma giù, ma lui piano, mi facete male che notte non si vede niente. Poi ci stanno i cinghiali a roba che voi sentite che vi fate male. Piano. Non lo so. Una setta. Ma quale setta e sette? Erano al massimo erano due, erano due persone. Ma quale setta? Sette, due persone con quelle maschere improponibili alle 3-4. So, comunque di notte passano a fianco, non mi vedono, se ne vanno. Voi, dopo pochi secondi, vi alzate, ve ne scappate. Un casino della Madonna. Andiamo avanti. Boh. Dov'è Marco? Marco! Oh, okay, apposta, si sono fatta Marco. Perdonatemi, si sono fregati Marco. Io mi lascio trasportare dalla mia lingua. Però ci siamo giocati Marco, aiuto. Che mi fa? Sono portate le streghe. E le streghe se lo sono portato. Quindi, povero Marco. O povere streghe, non lo so. Sbrigati! Non lo so, sbrigati, Marco! Ah, no, apposta. Stavo facendo un attimo la pipì perché giustamente la strada per la macchina è lunga. Probabilmente. Io stiamo facendo. Raga, spediti. Via. Piano, che tu già dovevi andare in bagno prima. Poi state in piena campagna. Chi vuol fare le 3 di notte, le 4 di notte? Piano, con calma. Tornate in macchina, tranquilli. Arrivate a casa e fate la vostra dichiarazione di quello che è successo. Piano, ma tranquillo, non è successo niente. Non mi hanno nemmeno visto. Sono passati 2 centimetri. Era una setta, raga. Era una setta. Sì, era una setta. Di che? Topo, stai calma. Era una setta, lo so. Raga. Non ci ho fatto una sudata, ragazzi, ho fatto una piccola sudata insieme a voi. Allora, io non so da dove iniziare. Quasi... partire dalla fine, ovvero dal fatto che io mi aspetto che da qui a qualche una o due settimane uscirà fuori che è tutto uno scherzo, che ci hanno voluto, diciamo, allietare con questa ironica interpretazione, magari attirando un po' le nostre ironie, le nostre risate, e diranno no, ma noi l'abbiamo fatto apposta, così voi pensavate che era vero, poi invece era falso, adesso lo dichiariamo. Io mi auguro, cioè sarebbe una bella grandissima figura di niente, però io mi auguro che almeno avvenga questo, perché tra questo e il continuare a dire che questa roba è vera, cioè meglio, ma ci rendiamo, ma senza offendere nessuno, cioè solo scherzando, qua nessuno sta offendendo nessuno, però cioè voi non avete di fronte a voi un popolo di fessi, cioè ci sono tante persone intelligenti che guardano queste produzioni. Allora facciamo così. Aspettiamo prima di trarre le conclusioni. Vediamo se da qui a poco non uscirà fuori che è tutto un recito, tutto un finto, tutto un barzelletto per ridere, come diceva Biagio Izzo.
e poi dopo casomai eventualmente tiriamo le nostre somme. Tuttavia, a memoria d'uomo, a memoria storica, non ricordo una fuga, un cagamento più epico fatto in video da una compagnia teatrale. Chapeau, complimenti ragazzi, una bella corsa. Tornando a noi, come sempre, se ti è piaciuto il video metti like, condividilo con i tuoi amici e prima di scappare a gambe levate iscriviti al canale, attiva la campanella, tira suona campana, fa quello che ti pare. E noi ci vediamo come sempre, forse, al prossimo video. Ciao!